Cos'è? È un telefono. È un telefono di una volta. È un telefono. È un telefono che hai già visto? No, io guardo un po' dei film vecchi e c'è sempre questo telefono dappertutto. Ho visto una replica che vendevano, però alla fine aveva un cervello come tipo l'iPhone 6. No, è complicato. Molto complicato. Metto il dito sul cerchio del numero e giro fino all'ultimo. Devi andare nello zero e poi vai fino in fondo. Capito. Bello. Però prima sì? Devi fare un'altra cosa. Accenderlo. Lo attacco alla presa. Non lo so. Alzare la cornetta. Alzare la quale cornetta? Ok, chi connetta? La cornetta. Dov'è la cornetta? Qui. Questa. Come ti sembra da usare? A me piace. È molto difficile. È difficilissimo. Per casa è un po' ingombrante, anche da portare in giro. Ricordare i numeri a memoria è un po' complicato. Secondo te, per inviare dei messaggi come faccio? Non lo so. Schiaccio il bottone e parlo. Secondo me non puoi. Boh. Magari un numero corrisponde a una lettera? Non si possono fare. Non si può. Non credo si possa. O tipo schiacci un puntino qua e magari esce lo schermo. Anche per... No, non funziona. Questo? Invece, lo sai usare? Sì, quando le si sa giocare. Vediamo il tempo e poi le previsioni nel tempo fai e si manda i messaggi. Mercoledì c'è pioggia, giovedì c'è pioggia, venerdì c'è pioggia. C'è il tastierino, ci sono i contatti. E dopo devi soltanto cliccare il bottone senza fare niente e ti chiama. Tra i due quale preferisci? Questo qui è più difficile da usare. È sempre bello. Che è più comodo e sono più abituata ad usare questi qua. Mi piace più questo, però è più comodo questo.